Io vorrei dire l'ultima cosa, che aspetta, questo non è un convegno, è un happening. Ora, abbiamo avuto di tutto, e domani è l'ultimo giorno, perché non so più che cosa possa accadere adesso, ma fondamentalmente io vi devo dire una cosa. Intanto, a parte, ringraziamo, avete visto che noi abbiamo visto pediatri da tutte le parti, perché crediamo molto nei pediatri e negli insegnanti. Forse meno in noi specialisti, che siamo sempre a combattere l'uno con l'altro sperando che qualcuno dica ho perso, ma non viene detto mai. Tutti dicono sempre ho vinto. Ora, quindi, che invece una vittoria clamorosa, io vorrei dire che questo fatto, quando diceva ma se i bambini usano questo, fanno quello, è una responsabilità dei genitori, io vorrei girare una responsabilità. Sono andato per curiosità a sapere, ma oggi come siamo andati? Siamo a quasi 20.000. Ora, guardate, 20.000 è da brivido, è il primo convegno tecnologico, 20.000 persone ci stanno guardando, io saluto, come si fa in questi casi, perché è una situazione. Ora, io fermo restando il pediatra Cullotta, che con tanta stima ci ha... ma questo è un convegno scientifico, 20.000 persone che seguono un convegno scientifico, io non l'ho mai sentito, mi hanno sempre dato certe, vado a vedere il film, oppure, tanto, oppure da qui a Roma si dice tanto già lo so, quindi è ovvio. Ora però 20.000 persone significa da un lato ringraziare tutti i relatori, tutti i presenti, tutti, però significa anche, come ha detto Cullotta, che dice ma non ai bambini siamo noi che gli diamo i cellulari, i tablet. Io vi dico, se siamo 20.000, cambiamo un po' questo modo di fare diagnosi. Tutti a casa, anche voi state a casa e chiudete questo benedetto PC, tablet, mobile. Domani mattina alle 9 che affrontiamo il mondo della scuola, e come sapete è un mondo semplice, lineare, dove non c'è nessuno che discuta su nulla e tutti sono d'accordo e concilianti su cosa fare il bambino, cosa fanno gli insegnanti, cosa fa il sostegno, cosa fa il DSA, cosa fanno le certificazioni, cosa fanno i bidelli, gli assistenti, i TSGA, i presidi, i direttori, lo spazio, la merenda, i compiti del pomeriggio. Non ci sarà niente di cui parlare, ma ci proveremo.